di fondo 1 uno... e rumore di fondo 2 allora <ride> allora signori e il film di stasera il film di stasera mi devo già grattare una mano a posto avevo roba strana attaccata al pollice sinistro il film di stasera è Winnie the Pooh e gli Efelanti. In inglese, uh, Pus Heffelamp Movie. Allora, ehm, c'è un attimo una storia strana dietro questo film, a parte il fatto che ho visto la prima visione con Maria, 29 anni, 900 metri da te. Anche se volessi, c'è una pandemia, non posso venire da te, signora Maria di 29 anni. Ma cazzo, Maria 900 a 900 metri da me? Cioè... Sti sì, cazzi, non sapevo ci fossero le spogliare liste vicino a dove vivo io, che è un paesino in culo al mondo. Cioè, avessi capito, fossi stato in centro a Firenze, ma vivo letteralmente in culo, isolato dal mondo. Cazzo, una donnina che è calda a 900 metri da me, vive in una bait. <ride> insomma, insomma, eh. c'è un attimo una parentesi su questo film. <coughs> è successo che. Quando è uscito Kingdom Hearts 3, io giustamente l'ho guardato, ho visto dei, un long play, no commentary, perché onestamente non mi andava di comprare la PS4 per vedere com'era il gioco, mi sono detto, sai cosa, a parte tanto ormai la storia di Kingdom Hearts se n'è andata completamente a fanculo, però è, la, è il così famoso agognato Kingdom Hearts 3. Guardiamo com'è, vediamo come finisce la storia, che finisca bene o male, vaffanculo, so, ho visto com'è finita. E a parte il fatto che Nomura, bastardo, «Oh, sono passati 17 anni! Ti ho chiuso la saga di Xehanort! Adesso ti apro la saga del libro delle profezie perché continuo a comprare, vaffanculo!» Insomma, eh, A parte il fatto che, come sempre, nel merchandise di Kingdom Hearts generalmente c'è quasi sempre il mondo di Winnie the Pooh che è un mondo molto molto carino in realtà. Peccato che... cioè era bello in Kingdom Hearts 1, era bello in Kingdom Hearts 2, non mi ricordo se c'era in Kingdom Hearts 3, ma penso... Cioè, non mi ricordo se c'è in Kingdom Hearts Chain of Memories, ma penso di sì. E uh, insomma, è citato in Birth by Sleep, ma è veramente l'extra dell'extra. Insomma, il mondo di Winnie the Pooh c'è un po' sempre stato nella storia di Kingdom Hearts. E quando si arriva a Kingdom Hearts 3, uh, a parte il fatto che in Kingdom Hearts 3 il mondo di Winnie the Pooh è, è una merda, e ci sono rimasto malissimo, perché è un mondo che è sempre stato gestito benissimo, per quanto opzionale, ma è sempre stato gestito benissimo, nel 3 l'hanno reso fare lo stesso minigioco copia di Candy Crush per tre volte. <ride> Cioè, io l'ho visto e mi sono detto, per perché l'avete fatto? Perché mi avete rovinato il mondo di Winnie the Pooh? Ma, insomma, fatto sta che in Kingdom Hearts 3, fra i personaggi, c'era anche, questo... anche questo strano elefante viola, e io, la prima volta che l'ho visto in Kingdom Hearts 3, la mia primissima reazione, testuali parole, è stata... Che cazzo sei? Da quanto esisti nella lore di Winnie the Pooh? Che cazzo sei te? Infatti io fino a che non ho visto Kingdom Hearts 3, non sapevo che nel cast di Winnie the Pooh ci fosse un elefante rosa, un elefante viola. Mi vento a dire gli elefanti rosa perché penso a quelli di Dumbo. Uh, ok, state parlando in chat di cose che non mi riguardano, posso ancora andare avanti. Insomma... Sono andato a fare un po' di ricerche e quelle ricerche si, si possono, insomma, quelle ricerche vogliono dire vai a chiedere ad altra gente perché c'è un elefante in Winnie the Pooh da quando esiste. E mi hanno detto che esiste da questo film che è Winnie the Pooh e gli Efelanti, che se non ho scritto male la data è 2005, giusto? Sì, 2005. E insomma, insomma, niente. 4 minuti e 50 per spiegare una parentesi su Kingdom Hearts. Ah, comunque, Kingdom Hearts 3 è un casino, non si capisce un cazzo a livello di trama, metà delle cose sono campate in aria. Però, vabbè, vabbè. Mi guarderò qualche uh, let's play non commentary di Melody of Memory, soltanto perché. Memory of Melody, perché, soltanto perché voglio risentire le colonne sonore. Soltanto per quello, non è che me ne freghi un cazzo ormai della storia di Kingdom Hearts, perché per quel che mi riguarda è una saga bella che si è andata a rovinare nel tempo perché Nomura non ha saputo dire di no ai soldi. Cioè, per me, Kingdom Hearts si ferma al 2, per dire. E insomma, a parte il fatto che oggi la trama ce l'ho scritta su un foglio a 4 stampato perché la prima visione come vi ho detto oltre a averla vista insieme a Maria 29 anni 900 metri da te <ride> l'ho vista praticamente a computer e non avevo voglia di scrivere sul blocchetto degli appunti e quindi ho scritto sul blocco appunti ma del computer poi l'ho stampato Così almeno ho detto, sai cosa, per stasera ho la lista stampata, se devo aggiungere due cose ce le aggiungo qui, e tanti saluti. E, insomma, e di che cosa parla il film degli Efelanti? Perché, sì ragazzi, lo so che prima ho detto Elefante che ora ho detto Efelante, ma l'ho detto ovviamente perché all'epoca non sapevo di questa roba degli, degli Efelanti. E, insomma, a parte il fatto che i design degli Efelanti, che cambia di continuo nel mondo di Winnie the Pooh, sì mi confonde, ma al tempo stesso mi piace vedere tanti stili diversi perché c'è lo stile degli Efelanti del 77, c'è lo stile di quelli della serie televisiva, poi c'è Lampi, che è quello di questo film. Uh, sì, la Lampi è il nome originale dell'Efelante, quello viola. Uh, se lo chiamo Lampi e non Effi è perché Lampi è il nome originale, io l'ho visto prima in inglese che in italiano. Probabilmente se l'avessi visto prima in italiano l'avrei probabilmente chiamato Effi, ma quindi lo chiamerò Lampi, fate conto che è lui. Se mi sentirete di rialampi, parlerò comunque di Effie. <ride> Insomma, qual è la trama? Qual è la trama? Insomma, è una giornata normale, tutti felici e contenti, è un bel giorno, gli uccelli cinguettano, i fiori sbocciano, in giornate così bambini come te dovrebbero bruciare all'inferno. Insomma, è una giornata tranquilla e soltanto che alla certa si sente un rumore strano che è tipo il bagito dell'elefante. No, il barrito, non il bagito, mio Dio, no, 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 <ride> no, 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 ragazzi non mi ammazzate già a sette minuti, il barrito dell'elefante, grazie che mi sono ricordato il doppiaggio italiano. Insomma si sente questo mega barrito di elefante e nessuno, sì, sì ragazzi mi renderò conto che mi confonderò un sacco di, un sacco di volte, uh, bevete uno sciottino ogni volta che mi sentirete dire elefante invece che felante, e felante invece che elefante. Insomma. Eh... Per me si sente questo rumore strano, eh, lo sentono tutti e non capiscono che cazzo sia. Quindi, giustamente, quando non capisce cosa sta succedendo, cosa fai? Vai a rompere il cazzo a tappo chiedendo a lui che cos'è quel rumore. Ovvio. C'è cioè, un coso in terra, spero che... Ok, no, è soltanto su, diciamo, non è un insetto. Insomma, giustamente vanno tutti a cagare il cazzo a tappo. E... praticamente cosa succede? E... Eh... Ok? A parte il fatto che qui devo fare un attimo una parentesi su quando ho preso il film in italiano, perché ho scaricato il film in italiano, ho sentito due pezzi giusto per sapere se l'audio fosse in italiano, e il primo pezzo che seleziono a caso è RO in questa fase iniziale di film che chiede che è successo, e io per riflesso incondizionato, vi giuro, non l'ho fatto apposta, mi è venuto enormemente spontaneo, ho risposto si è rotta la catena del cesso. Questo vi fa capire il mio livello di maturità. Ma ragazzi, ma non ci ho pensato nemmeno. Non ci ho pensato nemmeno, l'ho detto come se fosse riflesso incondizionato. <ride> Scusami, Ro. Scusami. È anche lì, sul tavolo di salotto, che mi sta guardando. Avevo il peluche di Ro con me. <ride> come da tradizione. Insomma, eh. Praticamente Tappo riesce a togliersi quasi tutti dalle palle, fino a che Ro non trova delle impronte di Efelante. E in tutto questo... C'è io che spawn dal nulla. Cioè Io appare di punti in bianco, cioè in realtà, lui nessuno ha rotto il cazzo. Però si presenta. E insomma, eh, a questo punto eh, Ro è l'unico che si foga al pensiero di andare alla ricerca dei, dei Felanti, soltanto che, però, eh, sei troppo piccino, potresti farti male. Mi spiace, ma devi restare a casa. E insomma, 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 non se lo vogliono portare dietro. E non può rischiare. E insomma ragazzi, ovviamente Ro non la prende molto bene, non la prende molto bene di essere escluso solo perché è un bambino. Ma tanto ci pensa Kanga a trattarlo col dovuto rispetto, quindi possiamo stare tutti tranquilli, ci pensa Kanga a trattarlo per bene. E dopo questo film sto iniziando a capire perché la gente consideri Kanga una delle best mom. Mm. Insomma, insomma. Mi sa che ho perso un attimo il filo? Sì. Ok. Insomma ragazzi, e... Dopo, stavo dicendo che inizio a capire perché la gente consideri Kanga la best mom, e... che devo dire? Che devo dire? È una mamma di tutto rispetto, cioè nonostante io rimango fedele a Toriel, io rimango fedele alla così am am amata Mama. io resto fedele a Mamma Capra, state zitti. Certo, sono anche dalla parte di Kanga. Potessi avere due madri, ci, ci starei benissimo. Anzi, faccio, pu faccio pure contenti quelli dei, dei, dei cosi, non l'LGBT, eh, i cosi, i social justice warrior di, di Stopardi. Insomma. Fatto sta che Ro uh, il giorno dopo esce di prepotenza per andare lui a caccia delle felante da solo. E insomma, lo incontra e. Long story short, ragazzi. Eh, long story short, diventano amiconi. L'elefante si presenta come Lampi, eh, in inglese giustamente perché è Heffalamp, Lamp, ma siamo a Lampi, che è l'abbreviazione del suo nome completo, che non starò a dire perché... Siete cioè, ragazzi, ricordarsi il nome completo di Lampi è come ricordarsi il nome completo di Darwin dello straordinario mondo di Gumball. Chi si ricorda il nome completo di Darwin Watterson? Senza andare su wikipedia Voglio vedere chi di voi riesce a scrivermelo Senza andare a cercare su wikipedia Insomma E... Aspetta, ora ho fatto un attimo una macedonia Nel blocco appunti Perché, cioè, in realtà posso dirvelo anche così Perché in realtà ve lo potrei dire Tranquillamente senza guardare che cosa succede Però al tempo stesso guardi il foglio Per assicurarmi che non mi sto perdendo qualcosa E... Ok, facciamo che lo leggo alla veloce E poi cerco di vedere se... Mmh, uh mmh, -huh. uh -huh. uh -huh. Mm -hmm. Ok, insomma, long story short, uh, Ro ha catturato Lampi e lo vuole portare dagli altri per uh, fargli vedere Ehi ragazzi, figa, ho catturato le felante! <ride> figa, <ride> Più quel figa che rende lo con Ro completamente milanese. <ride> insomma, ce lo vuole portare lì e arriva ovviamente alla staccionata che divide... La parte di bosco degli Efelanti dalla parte di bosco dei Disagiati. E giustamente lì a quel punto Lampi è terrorizzato a merda perché dice che dal lato opposto della staccionata ci sono dei mostri terrificanti e probabilmente descrive uh, Pimpi, Tappo e Tigro. Insomma, eh, a questo punto io ho già iniziato a riflettere alla prima visione, avevo già iniziato a riflettere dicendo: «Mh, mm, ho, ho capito dove vuole andare a parare questo film. <ride> Insomma, Rho giustamente è le chiede, dice: Ma no, non sono dei, dei, dei mostri, delle bestie be bevitrici di sangue, sono semplicemente amici miei, ti sei fatto l'idea sbagliata. Quindi Rho vuole andare a presentarlo, a... vuole andare a presentare lampi ai suoi amici. Peccato che non li trova da nessuna parte uh, perché uh, loro sono andati per conto loro a caccia di lampi, o meglio delle, delle felante, e. Intanto che Ro e Lampi cercano tutti gli altri. Uh... Inizia a crescere questo rapporto d'amicizia, iniziano a diventare amiconi. Tutte belle cose, tutti felici. E già che ci sono, approfittano per creare non intenzionalmente casini da tutte le parti. E tipo distruggono distru distru mezza casa di. Uh, devastano completamente l'orto di tappo, perché ricorda, l'orto di tappo deve essere, deve, deve, deve sempre essere maltrattato, Perché poveraccio, che il coniglio non può avere due secondi di respiro, porca puttana. E insomma. E quando il gruppo finisce la spedizione fallita malissimo uh, ritorna a casa e vedono il macello vedono il macello e tra l'altro qui c'è un piccolo buco di trama c'è un piccolo buco di trama barra errore di film, non so come chiamarlo ma credo sia un errore pieno perché uh, quando uh, Ro e Lampi vanno a casa di Pooh uh, quando vanno via chiudono la porta della casa di Pooh ma quando Pooh ritorna la porta aperta. Cioè ragazzi, eh, non so se c'è stato qualche frame nascosto, tipo i frame porno di Fight Club, che mi sono perso. Oppure effettivamente è un buco di trama a tutti gli effetti, un piccolo errore di sceneggiatura a tutti gli effetti. Ma comunque. <coughs> eh, vedono il macello, vedono che è tutto devastato. E ovviamente eh, dicono di, di seminare trappole ovunque. Letteralmente tutto il bosco dei Cento acri sarà costernato di trappole mortali. Spezza ossa. Cioè, una di quelle trappole dove ci caschi e le tue budella si spargono per tutto il bosco. <ride> no, ora sono andato messaggiando. Ragazzi, io un giorno devo trovare il modo di far fare un film horror in un acqua fan. <ride> Devo, me ne parlai quest'estate, ma devo trovare un modo per fare un film horror di quel genere. Anche solo vendere l'idea, anche solo vendere l'idea e dire guarda, guarda guadagnateci tutto voi, mi basta che qualcuno lo faccia. Cioè è una di quelle cose che io farei se fossi miliardario. Se fossi un miliardario un film così lo finanzierei. E insomma, poi accade che dopo 45 minuti e 52 secondi di film... Kanga finalmente si accorge che Ro è sparito. Si accorge finalmente che Ro non è in casa. Cioè, nel mondo reale, all'interno del film, da quando Ro è uscito di casa, sarà passata una mezza giornata. Sì, sì, l'ora di pranzo è passata perché Lampi diceva a casa di Pooh che era l'ora della merenda, quindi il pranzo è già passato. Quindi Ro è uscito la mattina di nascosto, senza dire niente a Kanga, presumo. È passata l'ora di pranzo, l'ora della merenda, e Kanga si accorge finalmente che Ro è sparito, che era va bene a parte best mom, lascia il figliolo libero, abbastanza libero perché sa che non ci sono troppi casini nel Bosco dei Centoacri, però inizia a preoccuparsi perché si dice, verso quest'ora Ro è sempre tornato. Cioè, ora io non so nella sua quotidianità quante volte Kanga lasci uscire di punti in bianco, ma se te ti svegli la mattina e ti accorgi che tuo figlio non c'è per colazione, io tipo 911, 119 in realtà, ma va bene. No, in realtà 112 perché adesso... È... Adesso in Italia vogliono mettere il numero unico e dovrebbe essere 112, il che è una stronzata perché penso che l'80% dell'Italia. Cioè è, un è una cosa intelligente fare il numero unico, ma è una stronzata metterlo su 112, perché ormai per cultura generale penso che il 90% dell'Italia, se succede qualcosa, il primo numero che fanno è 118. 118 è il primo numero che fa la gente. E insomma, e... niente. Praticamente uh, Ro riesce a riportare Lampi dagli altri, questa volta per davvero. E riesce finalmente a, a dire: Ehi ragazzi, io, lui, lui è Lampi, è amico mio, Nefelante. Soltanto che Tigro, Tappo, Pimpi e Pu, il quartetto dei disagiati. L'unica cosa ha capito è Efelante. Attaccatelo, uccidetelo e, e mangiate la sua carne, offrite il suo sangue agli dèi. Insomma. <ride> E insomma, eh, giustamente, uh, cos'è? A parte il fatto che anche Kang è presente, Kang è l'unica che non si caga in mano, mentre tutti gli altri vanno nel, nel panico, nel caos, facendo un macello tale da terrorizzare Lampi e farlo scappare. E giustamente adesso Lampi è depresso come la merda, perché oltre al fatto che non riesce più a ritrovare sua madre, uh, adesso è convinto che Roll l'abbia preso per il culo per tutto il tempo. È convinto che Ron l'abbia preso per il culo tutto il tempo a dirgli: No, ma non sono cattivi, non sono cattivi, sono amici miei, begli amici di merda che hai. E insomma, eh, praticamente uh, cosa, cosa succede? Poi, la seconda volta che il gruppo di idioti ritrova Ro e Lampi, che fraintendono per, di nuovo per la seconda volta, uh, insomma, stanno per fare lo stesso casino due volte. Stanno per fare lo stesso casino due volte. Uccidetelo, spezzategli le ossa, uh, frantumiamogli le tibie. Usiamo la sua uh, proboscide come uh, ciminiera, non lo so. Cosa si usare? Usiamo la sua proboscide attaccandola a aspirapolvere perché siamo creature del demonio. Soltanto che questa volta si beccano un bel vaffanculo, state zitti da parte di Kanga. <ride> E grazie a questo finalmente Ro riesce un attimo a spiegare, ragazzi, siete dei coglioni. Lui è amichevole, siete sono tutte stronzate le cose che avete detto voi. E insomma, succedono un altro paio di casini, però, a, a faccenda finita, a cose finite, siamo tutti amiconi, amici come prima, sì, ti perdono per avermi quasi uh, strappato le palle. E insomma, ti, ti perdono per avermi quasi dato fuoco. E insomma, tutti amiconi, tutti amiconi. E. Note da fine sezione trama, note da fine sezione trama, allora. Christopher Robin nei titoli di coda doveva per forza apparire, non ha fatto un cazzo per tutto il tempo ed ha contratto ad apparire. Cioè ragazzi, io penso che anche se fai un film di Winnie the Pooh, dove Christopher Robin non viene neanche nominato, deve comunque apparire, anche solo nei titoli di coda, perché è contratto, perché devono ricordarti che c'è anche lui, devono ricordarti che tutto è nel suo immaginario, nel suo mondo immaginario. Non lo so, ragazzi. Cioè, non sono contro questa cosa, ma secondo me vedere Christopher Robin alla fine, che fa due cose così durante i titoli di coda, senza neanche parlare, dove fa tipo la cerimonia di iniziazione, benvenuto l'AMPI e così via, tutto senza parlare, mentre c'è la canzone i titoli di coda e ci sono i titoli che stanno già scorrendo. Non lo so, mi sembra che Stoni. Mi sembra che stoni un sacco, perché mi dà tanto l'idea di ok. Uh, è vero. Tutto questo è nell'immaginazione di Christopher Robin, quindi uh, mettiamo lui e ricordiamo che esiste anche lui. No! Potevate fare Lampi si unisce alla banda degli idioti uh, da soli, da soli, cioè con il cast normale. Che cazzo c'entra Christopher Robin? Christopher Robin metteteci solo soltanto quando serve. Cioè, non lo so, non lo so. A parte il fatto che, inizio a, pensare che <coughs> inizio a pensare che la serie animata non sia canonica con i film. Credo che la serie animata sia veramente una U separato, un, alterne, un alternate universe. Cioè, credo che la. Come lo dico? Che il filone dei film e la serie animata siano due cose separate a livello di trama. Cioè, non credo che ci siano cose nei film che riprendono la serie animata e viceversa. Anche perché c'è un paio di contraddizioni, infatti. Perché nella serie animata uh, no, Tigro uh, accenna cose dei suoi parenti, mentre nel film di Tigro invece lui dice di non averli mai avuti. A parte è stranissimo perché in questo film è Tigro ha tipo un ritratto di famiglia. Ha un ritratto di famiglia, da dove cazzo lo tira fuori? E il film di Tigro è già passato. Cioè, il film di Tigro era del 2000, se non mi sbaglio. Se non... Cioè, se non è 2000, è... no, non era 1999, non era 2001. È del 2000 il film di Tigro. Cioè, quindi. Boh, boh. Ed è fatta dalla stessa casa di produzione. Cioè, è vero che è sempre Disney, ma è la parte giapponese della Disney perché. Uh, Disney Japan, quel che cazzo è, insomma, hanno fatto animare alla, alla parte giapponese della Disney, so, cioè per dire, gli animatori sono probabilmente quasi gli stessi, cioè tutta la gente ci ha lavorato, sono probabilmente quasi gli stessi di quelli che hanno fatto Ticco e Tigro. È uno dei, dei film che più mi porta nel cuore. E... Oddio, ho parlato talmente tanto che ho perso il filo. Ho perso il filo del discorso, va bene, passiamo all'argomento dopo. A parte il fatto che poi io viene schiavizzato per tutto il film, cioè io appare un paio di volte e in tutto questo viene pernemente schiavizzato. Va bene, va bene. Hashtag Respect for IOR. Kanga è l'unico personaggio che ha un minimo di sinapsi, è l'unico personaggio che non solo ha due neuroni ma riesce anche a connetterli fra sé. Quindi, un applauso a Kanga, che è uno dei personaggi più smart di tutto il Bosco dei 100 acri, perché l'ho detto, ragazzi, allora. Abbiamo parlato, quando ho fatto, quando feci la recensione della serie animata, che alla fine si concluse uh, facendo il sondaggio su chi fosse il personaggio più schizzato di tutti. E non mi ricordo se vinse Tappo o se vinse De Castor, uno dei due. A questo punto dovremmo fare il sondaggio fra chi è il personaggio più intelligente nel Bosco dei Centuari, o meglio, il personaggio che più riesce a ragionare in maniera sensata. Perché Poo va bene, è un, po è un pochino stupido, ma non è da dire, è un deficiente completo. Pimpy semplicemente vive nell'ansia, quindi un paio di decisioni che fa sono comprensibili, perché vive nell'ansia totale. Bello, io feci i quiz, quello scientifico effettivamente accurato... Uh, di quale personaggio di Winnie Pooh sei, e ero, era venuto fuori che al 61% ero pimpi, che corrispondeva ad ansia. Mm. Insomma, è il test della patologia di Pooh. Se l'ho andata a cercare, dovreste trovarlo vi dà in percentuale quale, quale, quale mental disorder di Winnie the Pooh dovreste avere. Tra l'altro non ho capito in che modo Ro dovrebbe essere collegato ad autismo, perché ho letto su quel test che Ro sarebbe eh, la rappresentazione dell'autismo, ma non riesco a capire in base a che criterio, perché Ro mi sembra uno dei personaggi più normali. Sì, ha dei ragionamenti da bambino, perché giustamente è un bambino, ma dovessi trovare tipo un ritardo mentale nella sua testa, non, non riesco a vedercelo. Quindi, boh, io, io non capisco in base a quel test come dovrebbe essere considerato autismo Roma, va bene. E tanto abbiamo detto che Tappo è intelligente, cioè Tappo in realtà è uno dei più intelligenti di tutti, soltanto che è, è di fuori e viene, viene fatto impazzire come sempre. Però a cose normali sarebbe anche capace di ragionare normalmente. Uffa, è intelligente, ma usa la sua intelligenza solo per vantarsi dei, su dei suoi parenti e dei suoi avi. E Kanga effettivamente è in grado di pensare. È in grado di dire, ragazzi state zitti, avete rotto i coglioni, fate parlare. mio figlio che da due ore sta cercando di dirvi qualcosa. Un minuto di rispetto per Kanga. E insomma, e quanto è bello poi... Ok, e la madre di Lampi è Chad Asfak, ragazzi io non vi dico come entra in scena la madre di Lampi, ma lo fa in una maniera enormemente Chad, no, non vi potete rendere conto. Quindi insomma ragazzi eh, abbiamo finito la sezione trama, quindi ora bevo un secondo, finisco una bottiglia e parliamo degli altri aspetti. Ah, ho lasciato i fogli in salotto. Sto lasciando un attimo la bottiglia in cucina. Ok, e ora vado a riprendere il foglio. Allora, aspetto visivo. A parte che l'aspetto visivo, cioè visivamente il film è curato molto, molto bene, è curato benissimo. Ci sono un sacco di scene che sono state molto gradevoli da vedere. Cioè siamo al pari di T come Tigro. Siamo. Credo al pari di qualsiasi film di Winnie the Pooh, tra virgolette, moderno, qualsiasi film di Pooh. Dopo il 2000, di come Tigro compreso. E come sempre, Tappo è l'incubo di tutti gli animatori. Come sempre, Tappo è un personaggio che si muove talmente tanto e ha delle espressioni facciali. Anche... Sì, ha delle espressioni facciali talmente particolari. E si muove talmente tanto che Tappo, sono sicuro, è l'incubo di tutti gli animatori. Secondo me gli animatori hanno sempre smattato più su Tappo che su Tigro, perché anche Tigro è enormemente iperattivo, si muove tantissimo. E anche le strisce addosso da dover controllare, oddio. Però secondo me, secondo me, Tappo potrebbe essere stato il più difficile da animare, perché è letteralmente qu quando, gli prende, quando gli prende il pazzo si muove di continuo, cioè pe peggio di Tigro. E. C'è una cosa del film che fin dalla prima visione l'ho notato tantissimo e mi ha dato un botto fastidio, ma quello sono io, forse se lo fa vedere una persona normale non se ne accorgerà mai. Ma è il fatto che tutte le porte del film, quando si aprono, quando sono fisse, no, ma quando si aprono e, o si chiudono, tutte le porte del film sono in CGI. Lo so che una persona normale non ci farebbe caso, ma io me ne sono accorto. Fin dalla prima visione, e questa cosa mi ha urtato nel profondo perché si vede quanto sono i CGI. Cioè, non sarà mai uh, l'Opera House di Bianca e Berni nella Terra dei Canguri, non lo sarà mai a quei livelli. Però... Cioè, spezza l'illusione, spezza l'illusione di vivere nel mondo di Winnie the Pooh, perché il mondo di Winnie the Pooh è obbligatoriamente disegnato. A ma cioè, Dico obbligatoriamente, ovvio che poi si sono fatta aiutare da, dalla computer grafica per ritoccare molti aspetti, ma guardarlo deve sembrare l'illustrazione di un libro per bambini. E vedere la porta in CGI, in computer grafica, anche se per, due, se, anche se per un peso secondo, almeno a me spezza un po' quell'illusione, mi dà un po' fastidio. E eh, vabbè, vabbè. Tanto sono pochi i pezzi dove viene usata la CGI. Non lo anche altri, ma in altri pezzi è messa comunque benissimo. Cioè, ragazzi, è come c'è uh, è scritto su Shower Thoughts, quando ogni tanto mettono un pensiero effettivamente intelligente. L'unica CGI che vedi nei film è quella brutta. L'unica CGI di cui ti accorgi guardando un film è quando è fatta male. Perché se fosse CGI fatta bene, quando la CGI è fatta bene, non ci fai caso. Insomma, e ragazzi, insomma, a parte che alla fine del film la scritta The End scritta in Cooper Black mi ha fatto un attimo strano, cioè per la serie quasi quasi potevate metterlo in Comic Sans. Però ragazzi, non lo so, ogni tanto mi piace quando riconosco i font, ogni tanto mi piace riconoscere i font. E per concludere l'aspetto visivo, Kanga con i capelli. Kanga <ride> con i capelli. <ride> Probabilmente sto mandando in confusione un po' di voi. Sto mandando un po' di voi in confusione con questa cosa. Ma adesso vi spiego tutto quanto. Allora, io eh, ho vagato a giro quando eh, un paio di un mesetto fa, un mesetto, due mesetti fa, forse quest'estate. No, forse due mesi fa. Eh, stavo vagando su Google Immagini mentre cercavo delle reference per disegnare RO perché avevo bisogno di disegnarlo per un paio di cosette. E ho trovato questa immagine di Kanga con i capelli lunghi. E era talmente fatta bene che io quasi stavo per chiedere a, a della gente da quale film di Winnie the Pooh venisse, perché mi faceva molto strano vedere Kanga con i capelli. E insomma, alla fine scopro che in realtà uh, sì, Kanga con i capelli viene dal film degli Efelanti, ma nella scena originale. Uh, i capelli lunghi non ce li ha alla testa normalissima e i capelli in sono stati disegnati tipo fan art o per qualche altra ragione da un altro uh, artista furry, cioè dicono su, nel termine ciao su internet quando si parla di disegnatore vige il termine artist artista, quindi ragazzi dirò artista non mi rompete il cazzo. Sta, eh, è opera di un artista furry che non mi ricordo per quale ragione aveva provato a disegnare kanga con i capelli lunghi. E potrò dirlo, posso dirlo, ragazzi, lo dirò, qui lo dico e qui lo nego. Era fatto talmente bene che io ero sul punto di chiedere a qualcuno da che film venisse, perché volevo vedere Kanga con i capelli lunghi, cioè era fatto talmente bene che è riuscito a ingannarmi e farmi credere che fosse vero, che fosse vero. <ride> Insomma, va bene. Va bene. No, in realtà poi l'ho scoperto quasi subito che era fan made e che in realtà nella scena originale canga non ha i capelli lunghi. Però comunque eh, l'immagine originale, il frame originale viene dal film di Felanti. E insomma... Eh... No, del resto non devo dire altro perché a livello di animazione eh, è fatto comunque molto bene. Si vede che i disegni sono molto molto puliti. Sono pulisissimi i disegni. Non ci sono sbavature di qua e di là. Nemmeno con Tappo. Sono rimasto sorpreso ragazzi che... Tappo non abbia sbavature dei disegni perché in genere uh, nei primi Winnie the Pooh uh, si vedeva che molto spesso Tappo aveva delle bozze non finite, soprattutto sulla faccia. Che in realtà a me non ha mai dato fastidio, però comunque si vedeva. E qui invece era pulitissimo. Qui anche quando Tappo gli prende, gli prende il pazzo, il disegno resta comunque pulitissimo, c'è stato un lavoro. Aiuto, c'è stato un lavoro veramente, veramente fatto bene. Però ragazzi, vabbè. Gli sfondi sono quelli che sono, cioè non si discute. Gli, gli sfondi di Winnie the Pooh non si discutono, sono delle meraviglie. Insomma, musica e canzoni. Allora, musica e canzoni. Ok, no, per un attimo ho pensato che la maniglia della porta del salotto fosse più giù, invece no, perché la maniglia della porta del salotto di casa mia. Uh, rimane sempre un pochino abbassata, perché è tipo mezza scassata, io sono sicuro che un giorno ci resta la maniglia in mano e restiamo chiusi in casa, ci tocca uscire dalla finestra, e sai, siamo al primo piano, ancora ancora ci va bene, se eravamo al secondo piano era un po' più un macello, ma insomma, e insomma, niente, per la musica in sé non devo dire assolutamente nulla, perché è la solita musica degna di un film Disney, solita musica di sottofondo abbastanza onesta, Mentre riguarda le canzoni... Per quanto riguarda le canzoni, allora... The Horribly Hazardous Heffalumps. Che è la canzone che canta Tappo all'inizio... Per spiegare a Ro che cosa sono gli Efelanti. Che giustamente lui non lo sa... Perché nel film precedente... Uh, in quello del 77... Degli uh, Efelanti veniva fatta menzione soltanto a Pooh... Da parte di Tigro. In realtà... Uh, nel film del 77... Sono una cosa autoconclusiva. E quindi RO non verrà mai a sapere cosa siano gli Efelanti fino al 2005. E insomma, The Horrible Hazard of the quando l'ho vista in inglese, onestamente, non mi ha preso neanche. Non mi ha preso neanche quando l'ho vista in inglese. È ok, ma secondo me non regge il confronto con la canzone degli Efelanti del 77, non regge assolutamente il confronto neanche per pietà. La versione italiana un pochettino si riprende, ma c'è stato un momento in cui hanno parlato talmente veloce durante la canzone che letteralmente mi sono perso quello che hanno detto. Hanno parlato talmente veloce che letteralmente non sono riuscito a capire che cosa hanno detto. E questo è un po' un problema. Tutte le altre canzoni sono abbastanza ok, non mi hanno conquistato parecchio. Le ho, tro ho trovate delle canzoni oneste, cioè ne abbiamo sentite di molto meglio. E per quanto riguarda uh, la ninna nanna di Kanga, che è... Oddio, aiuto, ho, ho piegato il foglio, no. Che è Little Mr. Roo. Uh, non mi ricordo come è stata adattata in italiano, ma comunque è comunque molto carina in, in inglese. Però l'ho apprezzata di più in italiano. L'ho apprezzata di più in italiano anche per il fatto che, come già detto più volte, a me mi piace molto di più la voce di Kanga in italiano che in inglese. Sono tutte e due molto buone però la voce di Kanga in italiano mi sembra veramente molto più dolce e soave di quella inglese, cioè quella inglese è molto buona, ma quella italiana gli va un pelino sopra, quella italiana gli va un pelino sopra, è proprio la voce che te la sentiresti e la succedesti subito alla parola mamma, subito. Quindi complimentoni, complimentoni doppiatrice italiana di Kanga, che non sono andata a cercare il nome, scusami tantissimo, ma i miei complimenti. Sto parlando bene di te, <ride> potrai vantarti e aggiungerlo sul curriculum, <ride> insomma. E niente, poi c'è la canzone in inglese, titolo di coda, che uh, In the name of the hundred acre wood, che ragazzi quella lì è, è, è seriamente pog, quella canzone è letteralmente pog, non devo dire assolutamente nulla perché mi ha gasato, mi ha gasato. Insomma, e eh, niente... Le uniche due canzoni che. Cioè, l'unica canzone che mi ha affogato un botto è stata quella dei titoli di coda, che è un po' un problemino. E. Mentre invece ho apprezzato La Nina Nana di Kanga. Quella l'ho apprezzata tantissimo. Cioè, un altro moscerino in casa mia. Porca puttana. Ho apprezzato La Nina Nana di Kanga, soprattutto con la voce italiana che, come ho già detto, gli rende giustizia. E quindi, boh, le canzoni non mi hanno conquistato granché. Non mi hanno conquistato granché le canzoni. E Piccole note, piccole note prima che arrivi a parlare del doppiaggio. A parte il fatto che in una delle scene iniziali Ro è senza la maglia e questo lo renderebbe nudo, sono sicuro che adesso nel 2020 c'è chi cagherebbe il cazzo per quanto si. <ride> non lo so, ragazzi. C'è gente che romperebbe il cazzo nel 2020 se vedesse Ro senza maglia e direbbe che è nudo. cioè, e, e, ragazzi. A parte il fatto che Ro indossa solo la maglietta, cioè non ha i pantaloni, diciamo, a livello di. Mi sembrava fosse la Finlandia che aveva bannato Paperino perché non indossava i pantaloni. Cioè, ragazzi, se... No, se qualcuno adesso nel mondo mi viene a dire che Ro senza maglietta non si può far vedere perché è nudo, anzi, è un bambino senza vestiti, è un bambino nudo. Se qualcuno mi viene a dire questo, dirò: Io gli rispondo fra. È un cartone. Uno è un cartone animato. Due, non è un bambino vero? E tre, è un cazzo di peluche. Cioè, è un fottuto peluche. Non rompere le palle. I, person... I, protagon... I personaggi di Winnie the Pooh, ad eccezione di Christopher Robin, sono tutti peluche. In un mondo immaginario. Cioè, non rompere il cazzo. Se qualcuno mi viene a dire questa cosa, io gli rispondo così, perché. Ragazzi, co come ho detto la volta scorsa nel film di Coso, aiuto. In che film l'ho detto qual è stato uno gli ultimi film che ho visto? Vabbè, non mi ricordo quale, ma giusto è il coso non aprite quel cancello. Come ho detto in Non aprite quel cancello, secondo me arriveremo a un livello di politically correct talmente elevato e talmente onnipresente che a una certa la gente si romperà il cazzo e inizierà a essere volgare e razzista di proposito, proprio a dire ci siamo rotti il cazzo di essere così perbenisti. Secondo me arriveremo a questi punti, ragazzi, perché politically correct sta rompendo veramente troppo le palle. Insomma. E niente, piccola nota è che stando a Wikipedia il film fece più successo all'estero che negli Stati Uniti perché quando c'è negli Stati Uniti fu onesto, fu, fu un film onesto e stando a Wikipedia ha fatto molto più successo all'estero. Non ho visto il budget, non ho visto quanto incassato, ma va bene, per un film così ci può stare tranquillamente. Come ho già detto, l'Ampi si chiama Effi in italiano, eh, ma quello di tanto è un discorso di adattamento, è più che normale. E posso anche mettervi al foglio, perché le cose più importanti le ho dette, siamo a 40 minuti. E Doppiaggio e adattamento. Allora, in realtà non era pianificato che io rivedessi il film in italiano, in realtà dovevo vederlo in inglese e fare la recensione oggi pomeriggio, e tanti saluti. Però poi mi sono detto, sai cosa, è tornata mia madre, non voglio mettermi a fare la recensione in camera mia, uh, sai cosa, già che ci sono... Scarichiamo il film in italiano e rivediamocelo stasera e facciamo la recensione la sera normalmente, come tutte le altre volte. Quindi, già in partenza, non era previsto, non era da programma che io mi rivedessi il film anche in italiano. Sì, questo è stato uno dei pochi casi dove il film l'ho visto prima in inglese e poi in italiano, però va bene. E. Cosa devo dire, no? Perché alla fin fine non c'è tantissime differenze, cioè alla fin fine la versione. Inglese è al pari di quella italiana. O meglio, in realtà dovrei dire che la versione italiana è al pari di quella inglese, perché l'inglese è la lingua originale del film. L'italiano è la versione ridoppiata. Uh... All'inizio avevo un attimino paura, all'inizio avevo un attimino paura uh, per la voce di Effie avevo paura che. Wow, l'ho chiamato F e non Lampi. Avevo un attimo paura per la voce di Lampi per il fatto che, oddio, io spero che non gli abbiano trovato una voce troppo bambinesca, perché anche lampi alla fin fine è un bambino, anche lui. E avevo paura che avessero trovato la voce troppo infantile, uh, così come l'avano data al doppiaggio di Ro nel film del 77. Perché Ro nel film del 77. Sembra veramente il bambino che dopo 5 minuti vuoi soltanto riempirlo di schiaffi. E invece no, invece non in italiano gli hanno dato una voce più che buona, gli hanno dato una voce più che giusta per il personaggio che è. L'ho sentita e dopo un minuto o due ero già lì che mi dicevo, ok sì, la posso ascoltare, è una voce che ci sta benissimo con il personaggio. Stessa cosa per Ro, cioè, ragazzi, Ro è il protagonista principale, Ro è il personaggio più, più aiaia ai cute di tutti quanti, cioè... Ragazzi, io quando, avevo, quando ho capito che Ro sarebbe stato, fra virgolette, il personaggio principale, dopo Lampi... Definiamolo così, Dovevo che avrei capito che Ro era, era il personaggio principale del film, ero lì tipo, oh sì, oh yes, come here my little kangaroo... E insomma, e, niente. Ho visto i film in inglese e italiano con il peluche di Rocco con me. Dovevo, era un must. E. Niente, come ho già detto più volte, Kanga mi piace di film italiano. I doppiatori sono sempre rimasti gli stessi. Per fortuna, questa volta hanno, ci hanno ridato il doppiatore di Tigro, quello giusto. Per fortuna ci hanno ridato il giusto doppiatore di Tigro. Perché. Sì, è vero. No, in realtà era uscito prima la ricerca di Christopher Robin, poi è uscito T come Tigro. E poi è uscito. <ride> Ve lo dico dopo, è uscito X e poi è uscito uh, I film degli Efelanti. E meno male che il doppiatore di Tigro è ritornato a essere lo stesso, perché quando ho sentito che il doppiatore italiano di Tigro era diverso in, in uh, la ricerca di Christopher Robin, l'ho notato fin dal primo secondo, ed ero tipo, no, dovrò vedere tutti i film con una voce di tigro che non è quella di tigro, no. Che, cioè, il, il, peggio, no, il peggio non è quando la voce non è quella, è quando la voce non è quella, ma ci provano a farla sembrare, quello è ancora peggio. Invece perché questo film tigro ha, ha avuto la sua doppiazione normale, pimpi uguale, uh, tappo uguale, e non ci sono altri personaggi importanti perché tutti gli altri personaggi uffa vengono, vengono lasciati fuori. The Castor non esiste. E insomma. Hmm. Hmm. Niente, a livello di adattamento non c'è niente da dire, non c'è nulla da aggiungere. Sono state cambiate un attimo un paio di frasi nella canzone di Ro e Lampi. Uh, non quella dei nomi, ma quella del. Uh, sei il mio migliore amico, quella roba lì, uh, però giustamente perché adattare una canzone non è facile. È vero, sì. Poi Pu cambiare un paio di frasi, l'importante è che il contesto torni e che la canzone non venga stravolta. Cioè, bisogna restare fedeli, ma senza stravolgere troppo e far comunque capire il messaggio. E. Boh, non so dire, ragazzi perché versione italiana e inglese sono sullo stesso livello. Mi verrebbe da dire inglese perché è il primo doppiaggio che ho sentito, ma probabilmente se avessi sentito prima italiano e poi inglese avrei detto prima italiano, quindi lanciate una moneta, fate pari e dispari, pari o dispari. Insomma ragazzi, eh, niente, io dal momento in cui Lampi si era visto davanti allo steccato e non voleva passare... Avrò capito dove il film voleva andare a parlare. E niente, il film, cioè, a, a, a stringarla e a raccontarla male, facendola sembrare una stronzata, ora lo spiegherò malissimo, ma mi piace perché è uno di quei film che cerca di... che cerca di insegnare al bambino che il razzismo è una cosa sbagliata, che... La, la, che cioè perché Tappo uh, e, tutti, e tutti gli altri... Dicono che, gli, efe, che gli, efelanti, dico gli efelanti sono delle creature del demonio che ti, che ti ammazzano la gente, ti strappano le budella mentre dormi, mentre eh, dagli efelanti si dice la stessa cosa, ma di quelli normali. Quindi provate a prendere questo contesto dove, cioè, dove come si dice da noi a Firenze, in toscano non lo so, ma a Firenze si dice cencio parla male di straccio. In questa situazione dove cencio parla male di straccio: Uh, provate a cambiare i soggetti da personaggi di Winnie the Pooh a persone nel mondo reale. E purtroppo è, una, è un problema che esiste, è un problema che esiste quotidianamente e si chiama razzismo, ragazzi. Il razzismo è una cosa brutta. Se siete razzisti, andatevene via di qui, perché il razzismo è una cosa fottutamente brutta. E insomma, il discorso principale è bambino di cencio incontra bambino di straccio. Bambi, bimbo cencio e bimbo straccio capiscono che in realtà non c'è differenza fra i due, anzi, sono uguali e hanno le stesse ambizioni, le stesse paure, eccetera. Sono letteralmente uguali. E che in realtà, genitore cencio e genitore straccio si fanno male a vicenda senza in realtà sapere che cosa sia l'altro. E. Cioè, in realtà è una cosa che, fra virgolette, abbiamo rivisto in tanti altri film, ma mi fa sempre piacere vederlo. E credo che questo sia un film che cerca di insegnare ai bambini che cosa sia il razzismo e di come... Cioè, sto cercando di improvvisare, ragazzi, sono 47 minuti che sto andando avanti. Ma penso abbiate capito il discorso, cioè il discorso del... Dobbiamo fare un film che, sì, per divertire i bambini, eccetera, ma che dobbiamo anche trasmettergli il messaggio che... Perché ti dicono che lui è diverso, non vuol dire che lo sia. Non so come lo sto spiegando, ragazzi, lo sto spiegando malissimo. Io non sono in grado di fare questi discorsi, ma è il discorso del ah, ti dicono che il ragazzo dall'altro lato della strada è uno stronzo, c'ha tutta la sua stirpe malvagia. Insomma, poi diventa amico suo, capisci? Ma veramente è normalissimo. È normalissimo, cioè non brucia, non brucia le formiche della lente di ingrandimento non, non sgudella i gatti per fare gli esperimenti, cioè... Ragazzi, quanti esempi gore e splatter ho usato stasera? Insomma ragazzi, penso abbiate capito il discorso, penso abbiate capito che la morale del film è... Perché le cose ce le ho in mente, ma non le so spiegare? No. Ragazzi, per favore, cercate di capire. Sto parlando da 48 minuti e sono 5 minuti a mezzanotte. Insomma, abbiamo capito che la morale del film è non essere razzista perché siamo tutti uguali. È, è il discorso Undertale. È il discorso Undertale. Entri nel sottosuolo, pensi che i mostri siano tutti degli stronzi quando in realtà hanno una società migliore della nostra. Insomma. A parte il fatto che Undertale è bello Ed è un gioco bello E credo che sia un must giocarlo almeno una volta Quindi boh e... Beh che dire, beh che dire Il voto per me si prende un bel settino Si prende un bel settino su 10 Ricordando che io parto sempre da 6 E in base a quel che vedo decido se abbassare o alzare il voto Perché secondo me è un film che in maniera giusta Riesce a spiegare ai bambini come non essere razzisti e qual è il problema alla base? Che semplicemente uno dice una stronzata e tutti gli altri gli credono. E che l'unico modo per riuscire a risolvere il razzismo è avere kanga. E avere kanga che dice: State zitti, avete rotto le palle. In maniera molto gentile. Però, insomma, chiudete quella cazzo di fogna. <ride> Do you see? Do you see what you've done? No, c'è stato un pezzo in cui il tappo aveva. Usato Pimpi come telescopio del sottomarino e in inglese diceva: Do you see that piglet? E io ho immediatamente pensato a Markiplier che nel suo sgabuzzino ha attaccato tutte foto della mano di If uh, con la presa allentata su un coso per le mani ed era lì: Do you see the truth? Do you see what you've done? What I've done? The grip was ragazzi se non sapete di che cosa sto parlando non lo saprete mai non lo saprete mai anche se voleste non potrete, non potrete mai ritrovare quel video è stato cancellato do you see the truth the grip was lose. the grip was lose insomma ragazzi insomma bevo un attimino perché se sennò... no quando mangerò il biscotto avrò la bocca asciutta e farà schifo. E insomma, insomma. penso di aver detto tutto quello che dovevo dire. Ah già, c'è una parentesi che non vi ho detto. Allora, a parte ve la dico mentre apro il pacchetto dei biscotti. Perfetto. E a parte che sto trattenendo la pipì da 50 minuti, ma per la recensione questo ed altro. Ricordate ragazzi, non fa bene trattenere la pipì. Se dovete, fare, se dovete farla, andate a farla perché fa male, ve ne accorgerete fra vent'anni. Io infatti, fra vent'anni avrò problemi alla prostata di sicuro. Insomma, e arrivo lì e mi dico: oh vai! Ho visto anche il film degli Efelanti. Adesso ho altri due film di Winnie the Pooh da vedere e ci togliamo tutto quanto. E finalmente vi faccio un rewatch di serie che non vi spoilero perché vi arriverà la recensione più avanti. Potrò farmi una serie, cioè potrò, potrò farmi un rewatch di quella serie perché non ricordo assolutamente niente. Da bambino avrò visto solamente quei 3-4 episodi che stavano sull'unica videocassetta che possedevo. E finalmente possiamo andare, possiamo divertirci davvero perché sarà roba fuori di testa. Poi vado su Wikipedia e Wikipedia mi dice: Ehi, lo sapevi che hanno fatto un film anche su Pimpi? Porca puttana porca puttana porca puttana ora invece due film sono tre ecco ecco ora mi tocca vedere anche il film di Pimpi che dovrebbe essere fra il film di Tigro e i film degli elefanti dovrebbe essere 2003 se non mi sbaglio Piglets Big Movie dovrebbe essere non so in italiano come è stato adattato e onestamente spero che sì questo è un brutto e onestamente spero che non mi catturchi come gli altri, al punto da farmi dire: Mh, Guardiamocelo anche in italiano. <ride> Io speravo di vedere due film. Speravo di dover vedere ancora due film di Winnie the Pooh per togliermi tutto di mezzo. Invece no. Qual è l'ordine dei film di Winnie the Pooh ormai? Perché ormai c'è il film del 77 che ha fatto partire tutto. Poi c'è stato. Vabbè, la sera animata. Uh, poi dopo la sera animata c'è stato Alla ricerca di Christopher Robin, poi c'è stato T Ti come Tigro, ci dovrebbe essere questo film di Pimpi, uh, dovrebbe esserci un altro film con le felante, uh, cioè scusa c'è stato questo film delle felante, dovrebbe esserci un altro film delle felante, poi ci dovrebbe essere... Uh, aspetta, ci dovrebbe essere un altro, c'è un altro, c'è un altro. Ci dovrebbe essere Springtime with Raw, uh, e poi ci dovrebbe essere il film di Winnie the Pooh del 2016. Se non era, dovrebbe essere quello del 2016, quello dell'appresto, che per me è uno dei punti più alti. E poi ci dovrebbe essere anche uh, Coso, il live action che è Ritorno al bosco dei 100 acri, che inizialmente non volevo vedere, ma un mio amico mi ha convinto. Mi ha convinto a vederlo dicendomi un paio di cosette, quindi quando ci arriverò mi farò coraggio e cercherò di vedere uh, Ritorno al Bosco dei 100 Acri. Non so dove rimedierò il film in inglese, però spero di farcela. Spero di farcela tantissimo. Quindi biscotto. Si mangia. Oh, è buono! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. E finalmente. Col mio amico del Nevada vedrà finalmente il disegno che gli ho fatto per il suo compleanno, che è da un'ora e passa, quasi un'ora e mezzo. Che non gli sto mandando, Bell'amico amico che sono. Però, ragazzi, per le recensioni, quest'altro, glielo mando finita recensione perché conoscendolo so che se gliel'avessi mandato a fine film, la recensione non l'avrei mai fatta. Perché ci saremmo messi a chiacchierare di continuo. Quindi preferisco prima finire la recensione. Mm. Non si dovrebbe parlare con la bocca piena. Prima finisco la recensione. Poi gli mando il disegno. E poi chiacchieriamo di tutto il cazzo che ci pare. Quindi, ragazzi. Hmm. Questo era Winnie, Pooh e gli, e gli Felanti. In inglese, Who's Eflamp Movie. Quindi è stato molto molto interessante. Mi potrei risentire questa recensione, magari con le cuffiette Bluetooth in camera mia, però devo davvero correre in bagno perché mi sta scoppiando la vescica e anche Ron non vede l'ora di mettersi a letto il piccolo patatino. Pat pat pat.